diventi la bolla densa. Ha avuto l'elemento doloroso di Pietro, amministratore parrocchiale, parrocchia Santissima Annunziata, di Omega Iulio. Considerando che l'antica chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata in Omega Iulio, in stato di degrado strutturale ed estetico, è stata oggetto di restauro in questi ultimi anni, visto che la diocesi diventi la bolla densa, in concorso con la CEI e altre istituzioni, hanno provveduto al restauro completo del sacro edificio. Visto che i restauri sono stati eseguiti in piena conformità e rispetto delle vigenti disposizioni liturgiche e delle altre norme civili ed ecclesiastiche in materia, con potestà ordinaria, decreto la riapertura al culto della chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata in Pio Nero in Urto. In essa potranno esercitarsi tutte le funzioni consentite dal diritto e dalle disposizioni emanate dalla chiesa particolare, da Menfi, dalla sede vescovile di 25 giugno 2014, padre Gianfranco Dolisco, il cancelliere Consiglio Ciro. Supplichiamo il Signore Dio nostro,
perché venire un sabato a trarre e mascherzi in segno di penitenza nel ricordo del nostro battesimo, che sarà stesso anche il nuovo altare. Concedete, fedeli, oggi raccolti intorno a questa mensa, e a quanti
O Dio, fonte di ogni bene, che nel cuore del tuo figlio ci hai aperti i tesori infiniti del tuo amore, fa che, rendendo il omaggio della nostra fede, adempiamo anche al dovere di una giusta riparazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te, l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ha fatto
lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed è in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e testiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed è in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio.
padre e il figlio in una cucina. Venite a noi, vi siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi, imparate a me, che sono mite e umili di cuore, e troverete il ristoro della vostra vita. Il mio gioco di matti di dolce, e il mio pensiero leggero. Parola del Signore. Togliere tutto quello che ho
questa bellezza, che si tratta veramente di una cosa ben fatta, come è stato ricordato nel decreto, non è che diciamo, quindi facciamo una passatina di colore, poi facciamo qualche colore diverso. No, tutto è stato studiato attentamente, perché in questo luogo deve riflettere la bellezza di Dio. E naturalmente una bellezza che Dio ha lasciato impresso nel mezzo a noi, a cominciare dal fatto dell'alleanza con il popolo di Israele, e poi questa alleanza è stata rinnovata nella persona di Gesù. Perché se noi proviamo la croce, c'è un'altra grande bellezza. Noi cristiani, attivati a vivere e a vedere la croce, non ci siamo mai spaventati. Non abbiamo detto, no, ma questo è brutto vedere un uomo che muore in croce. Perché i nostri genitori, o i nostri padri, che a volte sono più nonni oggi, che portano i bambini in chiesa, che erano i genitori costretti a lavorare a volte anche due volte in casa, tre in casa, ci hanno sempre detto, ma quel Signore che è morto in croce si chiama Gesù. E Gesù vuol dire che Dio ci vuole bene, Dio ci ama, Dio ci salva. E ha fatto questo perché ha dimostrato che è capace di amarci fino alla vita per se stesso. E quando però, su questa data, dopo essere stato riconsacrato, noi presentiamo il Padre mio, allora quel Gesù continua a esercitare il suo sacerdozio e a farci capire che senza quella morte in croce non ci avrebbe lasciato il dono della sua vita, il dono dell'Eucaristia. Per questo la parte non avviene soltanto il ricordo della morte di Gesù, perché alle persone che danno la vita per una causa nobile come quella per esempio della parte, città, una persona che si spende e che muore a volte anche in modo tragico. Noi che cosa facciamo? Invitiamo questa. E poi periodicamente ci ricordiamo del giorno della nascita o del giorno della morte, perché quella morte non si può più. E cosa viene sull'altare quando si cerca la messa? Noi tra poco lo consacreremo con lo stesso Cristo con cui noi siamo stati unti il giorno del battesimo, della cresima, e noi sacerdoti il giorno della nostra ordinazione sacerdotale o in quel scolare che sia. Questo per ricordare che l'altare è il luogo dove Cristo si immola ancora una volta, ma anche si dona. E allora riaprire questo luogo al culto significa sapere amare come si fa risplendere nella nostra vita la bellezza di un amore. Domandiamoci, sappiamo amare veramente come Gesù ci ha insegnato? Il mio amore è senza alcuna condizione, noi diremo senza sé, senza ma. O a volte il nostro amore è interessato. Io ti voglio bene, se tu mi vuoi bene. Questo riflette anche l'antica mentalità del popolo di Israele, che quando parla di Dio si parla del suo amore, però se tu non rispondi allo stesso modo, il Dio si sente autorizzato a castigare, anche a farmi morire. Quindi è un amore che è basato sulla retribuzione e la riparazione. Gesù ha azzerato questo modo di pensare e ha detto, ci penso io sacrifico la mia vita, ma sei disposto a sacrificare la tua vita per me? Sei disposto ad amare come io ti ho amato? Ecco allora che non si può fare almeno periodicamente di venire a fare la verifica. Questa è l'Eucaristia, è la verifica se noi veramente sappiamo amare come il Signore. Amare tutti, anche se a volte dalla gente, specialmente dalla gente che abbiamo amato, non ci diamo lo stesso amore. E allora venite qui e guardate questo
l'uomo che ci accoglie si invita a rinnovare il nostro patto di fedeltà con il Signore. Significa imparare da questo luogo che deve sempre risplendere, ma attenzione, fra 20, 30, 50, 100 anni, questo luogo dovrà essere nuovo, restaurato, perché con il tempo tutto si usura, anche l'amore con il rischio di usurarsi, anche l'amore con il rischio di perdere lo smalto. Ma per evitare che questo avvenga, noi cosa facciamo? Con le cose preziose, quando comincia ad allevarsi, andiamo dalla legge e dice: mi fai un favore, mi vuoi unire questa croce? E allora è che torna a disperdere, perciò bisogna necessariamente vantare la soglia di questo luogo. Non si può dire: tanto io posso pregare anche fuori. Vedete, ha visto, poi ho entrato la gente non c'è. Che vengono a guardi tutti.
tutto nello stesso calderone e poi distribuisce a ognuno secondo i suoi bisogni e le necessità, perché nessuno possa avere meno degli altri. Naturalmente è il motivo della percentuale dei legalità. Perciò è importante anche questo. Questo nostro piccolo contributo con la firma che ti fa la dichiarazione di reddito è chiamato a farlo proprio per esprimere anche questa attenzione alla Chiesa di pietra, alla Chiesa fatta di natura, perché quando siamo veramente la Chiesa, e so che è una città generosissima, in passato quando non c'era la tutte le chiese di Lionel sono state avvenite come sacrifici dei cristiani di questa città, ma questo segno esteriore deve essere sempre segno di quell'amore alla chiesa che non si vede, alla chiesa di cui fanno parte anche i malati, i poveri, le persone che si sentono sole, abbandonate. Chi viene qui viene per imparare a combinare con il Signore, per arricchirsi della sua grazia e poi esce per sapere amare indistintamente tutti i fratelli. Questa è la vocazione della Chiesa. E Papa Francesco sta insistendo, la vocazione della Chiesa è uscire da se stessa e andare verso le periferie, non soltanto geografiche, ma anche esistenziali, perché nessuno possa dire quanto è difficile andare incontro al Signore, quanto è difficile conoscere l'amore del Signore. Noi tutti, inondati da questa grazia che riceviamo attraverso l'ascolto della parola e dell'Eucaristia, dobbiamo essere i testimoni di quest'amore concreto, generoso, misericordioso, che non lascia nessuno fuori dall'abbraccio amorevole di Dio Padre, che in Gesù non sapeva più come amarci, ci amava fino alla fine, donando tutto se stesso.
Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre Santo, perché in questo tuo figlio, nel disegno mirabile del tuo amore, ha dato movimento alle potenti figure antiche dell'unico mistero della vita. Noè, patriarca della schiena umana scappata dal buio, eresse a te un altare e ti offrì un sacrificio. E tu lo gradissi, oh Dio, rinnovando con voi la tua alleanza. Abramo, nostro padre nella fede, in piena obbedienza alla tua parola edificò un altare, pronto a immolarmi per piacere a te, Isacco, soddisfatto. Anche Mosè, l'autore della legge antica, costruì un altare che ha spesso con il sangue dell'agnello fu annunzio profetico dell'altare della croce. Infine, in Cristo, nel mistero della sua Pasqua, compì tutti i segni antichi. Salendo sull'albero della croce, sacerdote e vittima, si offrì a te, o Padre, in oblazione e cura per distruggere il peccato del mondo e stabilire con te l'alleanza nuova ed eterna. E ora ti preghiamo in mente, Signore, apporci della tua santità con questo altare e retto nella casa della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sempre, come ara del sacrificio di Cristo e mezza del suo compito, che redime e nutre il tuo nome. Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il segno di Cristo dal pianto squarciato, scaturito dall'acqua e il sangue, fonte dei sacramenti della Chiesa. Sia la mezza del convito e festivo a cui accorrono ieri i commensali di Cristo e sollevati dal peso degli affanni quotidiani, attinga con rinnovato vigore per il loro cammino. Sia l'uomo di intimo viene con te, Padre, nella gioia e nella pace, perché quando si nutrono del corpo e del sangue del tuo figlio, animati dallo Spirito Santo, crescano nel tuo amore. Sia fonte di unità della Chiesa e rafforzi nei fratelli, riuniti nella comune preghiera, il vincolo di carità e di concordia. Sia il centro della nostra lode e del comune rendimento di grazie, finché nella patria eterna ti offriremo esultanti il sacrificio della lode perenne, con Cristo sommo sacerdote e altare vivente. Egli e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare che mediante il nostro mistero è unto con il crisma, sia segno visibile del mistero di Cristo che si offre e si è offerto al Padre per la vita del mondo. Thank you.
Salga a te, Signore, l'incenso della nostra preghiera, come il profumo riempie questo tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la soave fragranza di Cristo. Thank you.
perché questa nostra famiglia, adottata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani il presso sacrificio, alla gloria del suo nome, e chiede ogni nostro peccato alla sua santa chiesa. Guarda, Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Dio onnipotente ed eterno. Cristo nostro Signore, innalzato sulla croce, nel suo amore per senza limiti donò la vita per noi e dalla ferita del suo sangue effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice,
ti desse grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli mangia di noi un sacrificio perenne e credito perché possiamo ottenere le tue promesse. Insieme con tutti gli eletti, per la Reale Vergine Maria, Madre di Dio, con tutti i santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di conciliazione in nome del Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e l'amore della Chiesa per il Dio sulla terra. Il consiglio del nostro Papa Francesco, il nostro vescovo che si è questa celebrazione Gianfranco, il collegio episcopale, liberaci, o Signore, da tutti i mali.
misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento. L'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza, la gloria di Gesù. Signore Gesù Cristo, che vede i tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Questo sacramento del lavoro padre ci attiene verso il Cristo tuo figlio, perché animati dalla stessa carità sappiamo riconoscere noi i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Non un discorso, ma una sintesi che metta in evidenza il percorso appunto per giungere agli esiti di questa opera. Parlo a nome dell'ufficio che rappresento, l'ufficio diocesano per i beni culturali, che non opera da solo, ma è in sintonia con l'ufficio liturgico diocesano rappresentato dalla Priora in collaborazione con l'economo della diocesi Don Sandro Cerone e l'ufficio tecnico. C'è una piena convergenza per sviluppare i progetti che devono mettere in evidenza la qualità, la bellezza e il significato di un restauro. Solitamente l'ufficio beni culturali si interessa esclusivamente quei beni che ricadono sotto la sua competenza e che quindi hanno un valore artistico o storico o un valore che è rilevante per la cultura della nostra diocesi. Sapete che la chiesa particolare della diocesi, come la Chiesa universale, ha a cuore il restauro, la promozione, la valorizzazione di tutti i beni culturali, dei beni artistici. Perché la Chiesa da sempre ha affidato all'arte, alla sua bellezza, il contenuto della sua fede perché visibilmente passasse, come la celebrazione della parola, la celebrazione dell'Eucaristia, e quindi gli uomini diventano attraverso l'arte già un linguaggio che introduce poi quello della liturgia, quello della celebrazione. Questa chiesa, come voi potete notare, è piccola, è vero, ma è graziosa, è elegante e certamente ha un passato rilevante per la storia di questa comunità. Già il titolo dell'Annunciazione, cioè il mistero della incarnazione del Figlio di Dio, dice che è una chiesa antica, perché anticamente tutte le chiese venivano dedicate in primis al titolo dell'Annunciazione e poi ad altri santi oppure ad altri titoli mariani. Ma il titolo più antico è proprio quello che congiunge Gesù e Maria con la incarnazione e quindi con l'Annunciazione. E adesso faccio qui una breve parentesi per complimentarmi per la qualità eccezionale del restauro cui è stata oggetto il gruppo dell'Annunciazione. È una struttura di fine Settecento, inizio Settecento, che è stata realmente restaurata con grande competenza e soprattutto sono stati messi in evidenza le antiche cromie. Credo che sia il pezzo più bello da un punto di vista artistico presente in questa chiesa. Ma vediamo un po' le ragioni che hanno indotto a operare il restauro di questa chiesa. Certamente nel passato è stata curata dai sacerdoti che sono stati qui parroci, in modo particolare io ricordo il buono e bravo padre Carlo Fasolis, era mio confessore, una persona di grande sensibilità e di grande bontà, e poi tutti gli altri sacerdoti che si sono succeduti e ognuno ha cercato a modo suo di rendere più bella questa chiesa. Purtroppo voi sapete che i criteri sono soggettivi e quindi si era verificato un eccesso di decorazione oppure una moltiplicazione di elementi che coprivano la bellezza
sobrietà di questa struttura. Penso che l'edificio nella forma attuale sia ascrivibile tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. I codici sono essenziali, sono semplici, ma si rifanno a quello che è l'arte classica, e quindi la lesena, il travitello, la volta a botte lunghiata, le gromie che noi abbiamo cercato di riscoprire, credo siano proprio quelle antiche del Settecento. È stato un secolo solare e anche attraverso la produzione artistica evidenziava questa tendenza. È un momento di grande importanza per questa comunità parrocchiale, rappresentata dal parroco, a cui il Signore ha fatto proprio il dono di essere l'ultimo protagonista di questo sabato. E anche qui dobbiamo ringraziare la magnifica condiscendenza del Signore, che pone la sua benedizione sull'opera delle nostre mani. E quindi Don Rocco ha atteso questo momento perché tutto fosse pronto e tutto fosse secondo i criteri di una apertura che mettesse in evidenza proprio la completezza, la bellezza e la qualità di questo restauro. Io vorrei ringraziare tutti, ma in modo particolare ringrazio la progettualità pastorale del Vescovo, che include nella sua opera di evangelizzazione questo elemento fondamentale dell'arte. Non è secondaria l'arte, perché l'arte, indipendentemente dalle sue manifestazioni e dalle sue apparizioni secondo gli stili che si avvicendano, possiede sempre una intima e profonda spiritualità, che è la via reale per l'annuncio del messaggio evangelico. Allora io ringrazio il Vescovo, ringrazio per la collaborazione Don Donato Labriola, ringrazio Don Sandro, che è stato uno dei protagonisti, uno di quelli che ha sollecitato proprio la necessità di questo restauro, perché il restauro si fonda su alcuni elementi fondamentali. Il primo è il consolidamento dell'edificio, perché trattandosi di beni antichi, quindi storici e quindi artistici, certamente le strutture risalgono a delle consistenze che molte volte possono essere anche avere delle criticità. E quindi la prima fase è quella del consolidamento. Poi al consolidamento segue il restauro. Il restauro che possibilmente deve eliminare tutte le superfettazioni che certamente hanno abbruttito esteticamente, quindi visibilmente, la chiesa. Poi si passa anche ai necessari adeguamenti, perché le chiese non sono dei luoghi monumentali da conservare come dei musei, ma come ha detto il Vescovo, sono i luoghi della nostra fede, i luoghi della nostra comunione con il Signore e con noi. E quindi attraverso la liturgia si vivono questi misteri. Perciò ogni chiesa non può essere lasciata così com'è, con un tono che è preconciliare, ma deve avere quei fuochi liturgici, come l'altare, come l'ambone, come la sede del presidente, che rispondano adeguatamente al significato della liturgia e quindi alle necessità della celebrazione. E questo credo che sia avvenuto questa sera qui per l'inaugurazione della chiesa dell'Annunziata, ma è avvenuto anche nelle altre chiese, che sono, ieri erano venuti con l'inaugurazione della chiesa di San Lorenzo a Melfi. Questa è la 21ª che il Vescovo consegna alle comunità parrocchiali o comunque alle comunità di Sesini. Questi sono i percorsi che ordinariamente si fanno perché un'opera venga restituita alla sua bellezza e, se è possibile, anche a livello come opere, perché le opere non sono soltanto quelle del passato, ma l'intelligenza e la creatività dell'uomo ancora oggi è in grado di produrre bellezze e di mandare dei messaggi che attraverso l'arte diventano notevoli, soprattutto perché si avvicinano alla fede, per la interiorità che l'arte ha, anche quella che potrebbe apparire laica,
e cioè estrarre la nostra sensibilità di credenti, anche lì c'è un messaggio che l'autore vuole lanciare. Forse ho dimenticato qualcuno, ma anzi vorrei ringraziare pure le maestranze che hanno curato con delicatezza, con competenza, con grande dedizione i lavori in questa chiesa. Parlo del pittore, parlo del falegname e parlo di tutta l'altra equipe che con generosità si è messa a disposizione perché noi oggi potessimo contemplare la bellezza nella semplicità di questa chiesa che certamente per la storia di Pionero è un punto di riferimento. E in questo momento, allora, come già ho detto, io vorrei ricordare Don Carlo Fasolis, vorrei ricordare Padre Berardino e Don Felice, anche lui ha cercato di rispondere alle attese, alle necessità di questo restauro e tutti quanti hanno contribuito. E in modo particolare ringrazio voi qui presenti che avete accolto l'invito del vostro parroco che è un punto di riferimento per voi e sta dando proprio un grande amore, di grande sensibilità verso questa comunità che vi serve con una particolare presenza. Abita nella canonica e quindi ha sposato in pieno questa comunità. Per cui a me hanno detto prima di fare
siamo forti, perché anche quando si sono scambiati, no? Il primo coro, dei ragazzi di Giorgio, ma non solo, si sono trasferiti dei bambi, c'è un bel posto alla prossima. La cosa interessante è perché in questa parrocchia è vero che ci sono una serie di carismi, di persone che comunque collaborano per dare lustro alla nostra parrocchia, ma lo stanno facendo veramente all'insegna dell'unità. Voglio ringraziare anche il gruppo di Azione Cattolica per questi giorni, nonostante la fatica che dico sempre per in alto, però perché erano sempre così attenti a dire determinate cose. E poi lo devo dire con non forza, ma di più. In questi mesi eccellenza io sono stato a Porto, non bene, benissimo, non bene, ma forse da entrare da qua, dalle scuole. E so che chi hanno accolto noi, all'interno della loro chiesa, tanto disponibilità in passato e tanto ancora disponibilità oggi. Questo è veramente un segno di unità e soprattutto di bellezza, visto che comunque si era detto prima la nominata. Effettivamente la bellezza non è soltanto questa, ma è quella di contenuto che noi abbiamo detto. Grazie ancora e soprattutto grazie a voi, Monsignore, per aver dato una mano forte. Vi dico come siamo arrivati a questa data. Io dico a Roma, questo istituto delle scuole, a un certo punto mi chiamano in scuola, volevo sapere determinate cose di me, cioè pensando alla data. Io in realtà la volevo fare in occasione della festa dei Santi Medici. E così, per farlo diventare un programma cittadino, però forse tu hai avuto ragione, perché così la dedicazione e la riapertura ha avuto un significato tutto suo, non è stato confuso, non è diventato un suo programma, un programma mescolato con altri, ma ha avuto un suo programma, quello di mettere Dio al centro attraverso questa area dedicata. Per cui questo fumo così profumato è arrivato veramente come dove a questo Dio che dall'alto ci parla. Siamo stati sacrificati, ma siamo stati attenti qui, per cui io ci tengo ancora a dire grazie ai parroci della comunità di Rimero, che dal primo momento in cui io sono arrivato mi hanno dato una mano forte, mi hanno consigliato per quello che potevano e soprattutto davvero mi hanno preso una mano. Sandro fino all'ultimo giorno associato telefonicamente, ma mai si è evitato di rispondere o di venire in soccorso, visto che comunque io non avevo guidato nulla di quel bel cantiere che poteva essere fino a poco tempo fa, quindi la chiesa della Santissima Annunziata. Ora sta a noi però a prenderla e a prenderla ancora di più. Lo stiamo facendo con gusto, caro Don Ciro, e spero davvero di poter mantenere più a lungo prima ancora di una ristrutturazione, perché quando la tieni bene una cosa significa che effettivamente la ristrutturazione di dopo può ritardare. Grazie comunque. Prima della benedizione per chiedere di parlare a voi, a questa comunità, impegno profuso perché questo tempio abbia un nuovo look adesso, bisogna metterlo tutto, perché la vita, tutti i componenti di questa comunità veramente possano splendere dell'amore del Signore. Ieri Papa nell'udienza ha detto voi chiaramente che ci sono non pochi cristiani che dicono Cristo sì, la Chiesa no. È vero che Gesù per entrare nel cuore della gente non ha bisogno di nessun intermediario, però ha scelto i dolci, ha voluto questa chiesa, una chiesa fatta di fragilità che lui sostiene con il suo. Questa comunità ha due grandi esempi.
medici del corpo che nel corso della vita hanno sanato tante infermità spirituali. Ecco allora la grande sfida a cominciare appunto da loro, che è la guida di questa comunità, a cercare la collaborazione delle sorelle e dei gloriosi. Ci sono le associazioni cristiane che stanno ricordando la sede cattolica, ma ci stanno i collaboratori di sede gloriosi che sono sparsi in tutta la città. E perché no? Quel gruppo di donne che nel silenzio e nell'accoglimento sono veramente la lampada viva di questa comunità, che possiamo, guardando questo tempio, risplendere dell'amore e della bellezza del Signore. Meritate un grande applauso. Fino all'ora che ho andato proprio qui non è.